Buongiorno, benvenuti nel nostro comune di Santa Margherita Staffaro. Sono il sindaco Gandolfi Andrea e sono lieto di accogliervi oggi nel nostro comune per farvi visitare le nostre bellezze che rappresentano un po' il territorio montano dell'Appennino Pavese e oggi proprio qui sono lieto di accogliervi qui al Mulino Pelegro, che è un gioiello proprio qui a Casanova Staffora, che è dove c'è la sede comunale. Il Mulino Pelegro, come vedete alle mie spalle, è un mulino ristrutturato dalla famiglia Negruzzi, è funzionante, e all'interno anche del mulino ospita il Museo dell'Arte Contadina, un museo tra l'altro bellissimo che poi avrò modo di farvi visitare. Non abbiamo solo questo museo, ma all'interno del nostro comune ci sono altri musei, come il Museo delle Salumiere, abbiamo la Fornace Romana e poi abbiamo il nostro ambiente. Quindi noi parliamo di museo anche a livello proprio ambientale, perché l'ambiente montano che abbiamo qua nel nostro comune è veramente variegato, ma è veramente bello e è molto naturalistico, quindi ricco di sentieri, ricco di aria buona e di scorci che potrete ammirare e portare un ricordo a casa veramente, penso, ricco di natura e di prodotti, anche prodotti anche alimentari tipici, come il salame, come altri prodotti, la frutta, la verdura. Quindi parliamo di un discorso a 360 gradi molto green. Ecco, questo è un po' il nostro diciamo fiore all'occhiello di quello che possiamo presentare ai turisti che vengono da noi. E quindi una natura incontaminata ancora, anche magari chiamiamola anche un po' selvaggio, perché un po' anche ancora un po' tutta da riscoprire dal turismo di massa, ma il turismo che abbiamo oggi, noi puntiamo ad avere un turismo cosiddetto lento, chiamato così, quindi proprio perché la qualità della vita qua, quindi ha dei ritmi molto inferiori a quelli della città, dei ritmi meno sostenuti, e chi viene qui da noi viene anche per praticare degli sport come il trekking, come l'outdoor, con le mountain bike, quindi molto, diciamo, a livello anche psicofisico rilassanti. Ecco, questo è quello che vogliamo presentare a tutti, e speriamo che ci sia un bel riscontro anche chi viene a visitarci, e noi siamo qua ad accoglierli sempre a braccia aperte. Siamo al Mulino Pelegro, un vecchio mulino che tuttora non macina più, perché non si può macinare, però è tutto funzionante. Noi, io e mia moglie, cerchiamo di tenerlo più posto possibile, perché essendo un ricordo di famiglia, però anche è un centro che arrivano dei bambini, vogliono capire, vogliono studiare. Oltre il Mulino Pelegro, che sono le macine, abbiamo allestito anche un piccolo museo contadino, piccolo, di poche pretese, però sono tutti gli attrezzi che ricordano i nostri vecchi e la fatica che hanno fatto per darci da mangiare a noi. Questo
per tenere in piedi un po' tutto lo storico di Casanova, del mulino Pellegro e della vallata. Del salumiere. Quindi io adesso mi riferirò un po' alla tradizione della valle, però il discorso è che questo discorso riguarda un po' a tutta l'Italia, perché più o meno in grosso modo la lavorazione del suino era una cosa molto importante e si svolgeva in determinati modi che erano in certi punti uguali. Un artigiano, quando sostituisce un attrezzo vecchio con quello nuovo, il vecchio lo elimina, lo butta via. Io eliminare attrezzi che hanno usato i miei mi è sempre spiaciuto e mi sembrava anche di non riconoscere neanche tutto il lavoro, i sacrifici che hanno fatto per me. Sono sempre stato fortunato che ho avuto a disposizione molto spazio e li ho conservati, e questi mi hanno permesso di realizzare un sogno che avevo io, che era appunto quello di creare il Museo del Salumiere. Molti vengono anche visitatori anche da altre regioni e anche alcuni dall'estero. Più preziosi come il museo. Si tritta di uno dei primi tritacarni che l'uomo ha inventato. Due parole di storia. Più andiamo indietro nei secoli e più la carne era preziosa per l'alimentazione. Già nel periodo dei Romani, pezzi grossi di carne li tagliavano con una lama. Non c'erano le lame affilate da adesso, però già allora usavano una lama per affettare. Questa non è il periodo dei Romani, è 1800 anni dopo, però per significare che la prima persona che ha pensato a una macchina che facesse il lavoro dell'uomo ha pensato delle lame. Qui ci sono delle lame che girano. Un mio cliente che studia Leonardo da Vinci dice che certamente deriva da un disegno di Leonardo da Vinci. E noi l'abbiamo soprannominata la Leonarda.
negli anni 50 non esistevano i frigoriferi, anche in città, come in campagna, tutti usavano solo i prodotti della stagione, non c'era altra alternativa. Si poteva fare, ad esempio, conservare un po' più un prodotto mettendolo sotto sale, o affumicarlo, o assettarlo, eccetera, eccetera. Per conservare la carne e i formaggi d'estate un po' più a lungo c'era la ghiacciaia. La ghiacciaia, che qui ne vedete un esemplare, piccolo gioiellino, è una delle ghiacciaie più grosse che allora esistevano. Funzionava mettendo blocchi di ghiaccio in centro e dal centro faceva freddo tutto, raffreddava tutto intorno. La ghiaccia veniva fabbricata da in ogni grosso paese c'era la fabbrica del ghiaccio, noi ci rivolgevamo a Varzi. Ecco, la fabbrica del ghiaccio era o comunale o paracomunale. Il ghiaccio veniva fornito che anche la famiglia più povera poteva rifornirsi del ghiaccio che aveva bisogno. Il ghiaccio era formato da 20, da una stecca fatta da 20 per 20 per 1,50. Questo stecco poi si poteva dividere in metà oppure anche in quarti. Mio nonno qui metteva circa 8 stecche di quelle, eh? Poi in proporzione del caldo che c'era, da solito si scioglieva, diventava liquido piano piano e sotto c'era un recipiente per raccogliere l'acqua. Vedete che è ben coibentato, intorno tutto chiuso, il freddo si manteneva parecchio. Che ce ne sono ancora in giro, chissà quanti, no? Queste sono le piastre che si mettono in testa qui del tritacarne, cioè, vedete che sono di diverse grossezze. Questa è del 12 per tritare i salami di Varzi, questo per tritare i salamini, questo per tritare i cotechini. Prima si mette il coltello e poi dopo si mette la piastra e si stringe, come si è pronto per macinare. Sono di diversi tipi, di diverse marche, è una cosa molto, molto semplice anche da manovrare. Volevo salutarvi e ringraziarvi appunto per la vostra visita all'interno del nostro comune, del comune di Santa Maria di Trastaffo, in provincia di Pavia. Oggi abbiamo avuto la possibilità di mostrarvi due musei che fanno parte del nostro patrimonio materiale e immateriale del nostro comune, perché ricordo che oltre al patrimonio appunto dei musei che abbiamo nel nostro comune, oggi avete potuto apprezzare anche sicuramente l'ambiente che abbiamo, che è di notevole qualità. Grazie ancora e arrivederci, vi aspettiamo per alla prossima.